Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, lo sai, ma di certo si può dare di più. Invitato dall'amico Neri Marco Re, col quale divido molte partite della Nazionale Cantante, oltre credo anche una sincera amicizia, mi ha raccontato un po' lo spirito di questo premio e sono stato felice di partecipare e di tornare a Lecce, nel Salento. Com'è andata a Piazza Santuron Sunesciu? Asciuta buona. 20 sì. Anni che non c'era, che non governava la sinistra a Lecce. Sì. Spaventato o contento? No, contento molto, anche perché è una felicità che condivido con tanti, collettiva, e questa è la cosa più bella. Spaventato no, fiducioso, ottimista, sereno, naturalmente consapevole della responsabilità che ci aspetta, ma chi assume questi ruoli sa cosa va incontro. Siamo alla 13ª edizione, mi sembra che sia ormai una realtà consolidata, all'insegna anche della qualità. Ogni anno il parterre degli ospiti si qualifica sempre più, l'attenzione che si ripone in questa iniziativa è importante. Credo che il fatto che ogni anno ci sia questo rinnovato impegno, questa rinnovata partecipazione è il segno di una qualità che si vuole ribadire nel, come dire, ogni anno. Mi fido di te, tutti quei graffi sul tuo corpo. Mi fido di te, ma il gatto tuo non era morto. Mi fido di te se tutti ti salutano allo stadio. Mi fido di te se ti fan dedica alla radio. Mi fido di te se ci sta un uomo nell'armadio. Mi fido di te anche se sta girando un video. Un video con te, con sopra altri tre. Ma copriti che prendi troppo freddo, amore mio. No, mi fido di te. Lecce è una città sensuale, nel senso che colpisce i sensi. E quando arrivi e vedi questa pietra, questo vento caldo, è qualcosa che è una suggestione molto forte. Quindi tu appena arrivi ti innamori di Lecce. Per questo ti innamori di come si mangia, ti innamori del Salento, ti innamori del mare e dei fratelli Apollonio. All'interno di questa busta c'è la mia previsione e l'apriremo alla fine. Noi tutti i giorni prendiamo delle scelte, ma siamo davvero sicuri che le scelte che facciamo siano il frutto della sola nostra volontà? Vede che qua c'è questa fotografia che rappresenta, abbiamo detto, Marcello. La guardi bene questa foto perché sta per sparire, eh? Recuperiamo tutte le tessere di questo puzzle, ok? Perfetto. Mescoli pure queste tessere, nell'ordine che lei vuole, come vuole lei. Dobbiamo creare una situazione di caos, ricordando che all'interno della busta c'è la previsione. Le metto nell'ordine che lei ha scelto, mischiandole, va bene? La magia del Premio Apollonio è una magia grandissima, quella di riunire un sacco di artisti per un fine importante, dare un riconoscimento a un pugliese che si è distinto nel mondo, in Italia, per meriti insomma considerevoli. È la seconda edizione nella quale partecipo e spero di essere presente anche nelle future, perché è sempre un grande piacere venire in questo territorio, incontrare queste persone e stare insieme anche a grandi amici. Ecco, il primo pezzo ci siamo, vede? Ha capito? Ma lei mi ha letto nel pensiero. Guardi. Gli altri due ci sono, eccoli qua, si vede? Sì! Io faccio il produttore, quindi in qualche modo accompagno dei percorsi artistici, e se all'interno di questi percorsi artistici, come è successo
per Ospite con Mino Vaganti o con Rubini con i film che abbiamo fatto insieme, La Stazione molti anni fa, La Terra neanche tanti anni fa, e altri film che ho fatto. Questi percorsi poi portano loro a raccontare la Puglia. Per me è un piacere in più. Domenico Procacci, tra i principali artefici, nella doppia veste di produttore e regista, della rinascita del cinema italiano e in contemporanea dell'affermazione della Puglia cinematografica e dei suoi giovani talenti, obiettivi ottenuti con la creazione di storie, affreschi e personaggi che ci hanno fatto ridere, piangere e sognare, ma soprattutto apprezzare valori che rappresentano le basi del nostro comune sentire di cittadini italiani, europei e del terzo millennio. Lecce è una città a cui io sono molto legato. So che esiste una grande rivalità fra Bari e Lecce, però non ho veramente neanche mai capito perché. Detto questo, sono contento di aver ricevuto questo premio, perché poi ho visto anche l'elenco delle persone che l'hanno ricevuto prima di me, e quindi è un onore essere in questo parte di questo elenco, ed è particolarmente piacevole per me tornare a Lecce. Insomma, ogni volta che posso ci vengo per il mio piacere. Questa volta sono venuto addirittura a prendere un premio, quindi. Oggi si è allegro e sereno perché questo qui è il giorno più bello che c'è. Non è Natale né il tuo compleanno e neanche la gran festa di Capodanno. Credo che questa sera sia abbastanza importante e simbolica, perché come ho detto poc'anzi quando eravamo sul palco con Domenico Procacci è un testimone alla decezione, e io spero che possa intervenire nel momento in cui partiranno le lezioni del DAMS. Io credo che il DAMS colga quelle che sono le vocazioni del momento del territorio, tutte le vocazioni che riguardano l'arte, la musica e lo spettacolo. Io ho letto i progetti che lei ci ha portato, Shakespeare, sì. E ho letto questo primo progetto, questo Giulietta e Romeo. Sì, una bella storia, Giulietta e Romeo. D'amore con due famiglie. Che... Ecco, questo l'ha già fatto Zeffirelli, però ha già fatto, sarebbe un remake, non è il caso, non è nel nostro target, ecco, nel target di Rai 1. Poi ho visto quest'altra storia molto interessante che lei ha portato, questa cosa giovane, diciamo, ambientata in un fast food. Mi piace molto Macbeth, no? No, Macbeth, McDonald's, questa è una storia ambientata in un fast food, molto un target giovane, diciamo. Questo può essere. Perdoni, no, non era esattamente proprio sul fast food. Cioè, è una storia un po' diversa. Ho letto anche quest'altra cosa che lei ci ha portato, questo Sogno di una notte di mezza estate, Shakespeare. Sì, un po' più una... Ecco, quello però lo porti a Rai 3. Che è una storia di drogati con visioni nel bosco notturne, non è il target di Rai 1. Ecco, pensavo fosse invece un po' più divertente, una commedia. Ma i conigli bevono il vino? Sì, devo dire a volte anche in maniera esagerata, no, sì, ma è una delle, diciamo che può entrare nella top 5 delle cose più belle della vita, il vino. Quindi sì, che beviamo il vino, certo, e quello pugliese poi è buonissimo. Sto cercando lavoro. E quindi io ho chiesto ai Germani Apollonio, veramente, di avere la possibilità di avvicinarti, di poterti parlare e di propormi. E dimmi che sai fare. Io... Tu lo sai bene, questo, fa tutto. Faccio tutto. È una manifestazione innanzitutto organizzata da amici, perché Marcello e Massimiliano sono carissimi amici. Poi una manifestazione che ho visto crescere, diciamo, ne ho seguite 10 da sindaco e questa è la prima da non sindaco, ed è partita come un'iniziativa di una casa vinicola, adesso è diventato un appuntamento importantissimo per la città di Lecce e per la Puglia, diciamo. Quindi onore al merito. È un appuntamento ormai che caratterizza l'avvio della stagione estiva ed è un appuntamento che... La cantina Apollonio regala alla città, alla comunità pugliese, non più solo leccese. È una bella iniziativa. Poi Neri Marcorella sa sempre colorare di grande sensibilità, di grande delicatezza. È la terza volta che vengo in questa bellissima iniziativa, bellissima manifestazione dei Fratelli Apollonio. Una manifestazione di grande qualità, ormai è diventato un appuntamento per tutti i leccesi e non solo.
Buongiorno da un bello getto, sono un centrino all'uncinetto, piazzato sul tavolino, oppure al centro del comodino. Io ero di Cotonella, fatto a mano dalla zia Zitella, ne ha fatti 120 per tutti quanti i suoi parenti. Felicità da 1 a 100? 102. Contornato di belle ragazze. Contornato di stupende ragazze, prego. E poi in mano un bicchiere di vino. Stupendo. Quanto le ragazze, senza offesa, ma veramente squisito. Apollonio, sempre. È una carriera fatta di tanti successi, importantissima. La prima domanda, c'hai un ruolo per me? C'è già stato, spero. Vabbè, ce ne saranno ancora. Senti, il produttore è una specie di essere mitologico, no? Metà artista, metà bancomat. In qualche modo lo si pensa così. Bisogna conciliare questi due aspetti, no? L'aspetto finanziario, economico e quello artistico. Tu come ci riesci? Come scegli i progetti? No, non sempre bene, infatti. Poi nella vita di un produttore, insomma, infatti ci sono spessissimo alti e bassi, delle punte anche molto alte ed è anche molto basse. E questo dipende anche dalla difficoltà di conciliare questi due aspetti. Io sono di Bari, sono stato a Bari fino a quando avevo circa 20 anni, poi sono andato a studiare cinema a Roma. Adesso se ne può anche forse fare a meno, ma in quel momento no. E quindi quando ho studiato cinema, quando sono andato a Roma a studiare cinema, ho studiato regia, sceneggiatura, insomma una serie di discipline che mi sono poi, secondo me, servite nel lavoro che ho fatto, che è stato invece il produttore. Io so che questa è la 13ª edizione, ma se mi dici qual è stata la mia prima non me lo ricordo, sinceramente. Mi sembra di essere amico di questo premio da sempre, anche perché la prima volta che sono venuto qui è stato grazie a Serena Dandini che mi ha chiamato come ospite, quindi ho fatto quello che fanno poi tutti i miei amici adesso, sono stato ospite loro, siamo diventati amici e poi ho ereditato questo testimone e quindi ormai credo saranno 7-8 anni che sto qui a Lecce. Dove sei stata in questi anni quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni? Per noi è davvero un orgoglio riuscire a portare tanti artisti nella nostra bellissima Puglia e fare in modo anche di esportare le nostre bellezze, perché loro ovviamente non vengono solo qua per le nostre bellezze architettoniche, ma anche per le nostre bellezze enogastronomiche. E tutto il contesto che c'è qui nel Salento e nella Puglia gioca a nostro favore in questo bellissimo premio. Dopo una vita già spesa, io sono stato sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. L'applauso lo state sentendo, è stato bellissimo, artisti fantastici, Neri è un gran maestro, quindi siamo felicissimi di aver superato anche la 13ª edizione. In questi giorni, oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti, hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro? In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada. Dopo una vita sospesa, io sono stato sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questo.
questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Non si perde mai.